Il signor Perani è l'allenatore di un club locale di pallamano femminile. L'allenatore osserva il comportamento delle giocatrici della squadra e nota che formano dei gruppi durante l'allenamento. I gruppi comunicano tra loro solo in minima parte. L'allenatore chiama una delle giocatrici per farsi spiegare cosa sta succedendo. La giocatrice gli spiega che il capitano della squadra ha diviso le ragazze in tre gruppi, ovvero giocatrici normali, di secondo ordine e sostitutive con prestazioni inferiori. Queste ultime hanno il compito di raccogliere i palloni, portare l'acqua e sistemare gli attrezzi.